è scomodo, fa male a diavoletti. Il crocifisso è scomodo, crediamolo sui ceppi. Oggi ci sono delle letture particolarmente belle e a me spiace di non dover commentare oggi il Vangelo, perché è una pagina meravigliosa. Però commenterò la prima lettura, che è altrettanto bella, e volevo partire però dicendovi che in Italia le squadre di calcio, tranne poche, l'Inter, la Juve, quasi tutte le altre prendono nome dalla città che rappresentano, no? Roma, Brescia, Genova, Venezia e così, insomma. Le squadre di basket invece prendono nome da chi le finanzia. Se voi andate nello Stato di Israele, dove lo Stato, dove la terra dove Gesù è nato, la squadra più titolata del campionato di calcio si chiama il Maccabi. E io ricordo 30 anni fa o giù di lì, nella squadra di calcio le italiane temevano il Maccabi, squadra di basket di Tel Aviv. Perché? L'abbiamo sentito oggi perché. Chi erano i Maccabei? E adesso vorrei rileggervela, perché è un testo che non posso sciupare con le mie parole, è un testo veramente denso. Ma guardate che le tre letture di oggi ci parlano di un tema di cui il mondo non parla mai. Io vi sfido a trovare una pubblicità o a trovare un giornale o qualche cosa che ti parla della vita nell'aldilà. Ma scherziamo, solo la vita dell'aldiquà, non solo. Tu nella vita dell'aldiquà puoi sorridere se i tuoi animali ti fanno sorridere, no? Mica se i tuoi familiari ti amano, no, qui è. Siamo terrestri, che più terrestri non si può. La nostra fede, cari cristiani, e per questo è importante venire a messa, perché la nostra fede ci dà un insegnamento che nessun altro ci dà, e che viene buono adesso quando siete giovani, ma che verrà ancora più buono quando ci avvicineremo alla morte, dove gli altri non ti danno nessuna parola, è una ruota che gira. E il Vangelo invece è la parola di Dio. Ti dicono, come ha detto il Vangelo oggi, non abbiate paura di perdere il corpo, basta che non vi uccidano l'anima. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la ritroverà. Ascoltiamo dunque, se avete il testo, io vi invito a seguirlo, la prima lettura del Maccabi, dei Maccabei. Cos'era successo? Ve lo introduco velocemente. Siamo circa nel 170 avanti Cristo, prima della venuta di Gesù. Il popolo ebraico è stato un po' anche lui come il popolo italiano, occupato sempre dai vicini più potenti. Una volta erano gli assiro-babilonesi, una volta erano gli egiziani, poi sono stati i greci, infine i romani, per dire. Qui sentiamo un brano in cui gli occupanti greci vogliono imporre una legge anche alla religione. È sempre così, il dominatore vuole schiacciare un popolo, e per umiliarlo e per conquistarlo usa anche la religione. E dice: voi, la vostra religione vi proibisce di mangiare carne di maiale? Bene, io vi obbligo, faccio un editto e la mangio.
Possiamo discutere fino a domani se è giusto, se non è giusto, se Gesù ci ha liberato anche da questo, ma io che ho mangiato alcuni giorni gomito a gomito con un turco musulmano di specchiatissima fedeltà, eravamo lì di fianco, ogni portata che gli veniva data, lui chiedeva: ma non c'è maiale dentro? Questi ravioli sono di magro, sono di carne, perché se c'è carne in genere ci mettono dentro sempre, anche per insaporirli un po' di più, o un po' di prosciutto crudo, o un po' di salata. E perché io in vita mia, a 34 anni, non ho mai assaggiato un pezzettino di maiale. Ripeto, si può discutere finché si vuole, però io chiedo, noi abbiamo ancora qualche regola per il quale siamo pronti a dare la vita? Come hanno fatto questi Maccabei? Sentiamoli dunque. Ci fu il caso di 7 fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re a forza di flagelli e bastonate a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, a nome di tutti, dice: siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei nostri padri. E anche la madre, sotto i cui occhi le hanno ammazzato un figlio dopo l'altro, arrivando all'ultimo, che vedeva morire i 7 figli in un sol giorno, sopportava tutto serenamente per la speranza posta in Dio. Cari amici, si può morire tutti, si può, ma la speranza della vita eterna. E lei esortava i suoi figli con queste parole: io non so come siete apparsi nel mio seno, non sono stata io a darvi il respiro e la vita, e neanche le membra vostre. Il creatore dell'universo che vi ha plasmato all'origine, alla fine vi restituirà il respiro e la vita. Io devo correre, amici, ma come mi piacerebbe approfondire ogni parola, cari amici. Dio ci ridarà la nostra vita dopo la morte, ma lo diciamo nel credo: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Io ve la predico questa parola, amici, è la nostra speranza, e il mondo non la conosce. Anzi, qualcuno ogni tanto, facendo lo spiritoso, voi preti lo predicate, ma perché è il vostro mestiere. Non è il mio mestiere, è la mia speranza. E se tu vuoi te lo dico, e se tu non vuoi non venire neanche a messa. E infatti siamo qui in 4 gatti. Vi restituirà di nuovo il respiro e la vita. Il re, prendendo questa donna, dice: convinci tuo figlio, è l'ultimo che ti è rimasto. E lei, allora, parlando nella lingua nativa, si avvicina e gli dice: figlio, ti scongiuro, osserva i comandi dei nostri padri e sappi che Dio ci ha creati lui, non temere questo carnefice, accetta la morte affinché io possa riaverti nell'aldilà con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia. Allora questo giovane, non si dice l'età, ma era il più giovane di tutti, si rivolge al re e gli dice: non obbedisco al comando del re, ma ascolto il comando della legge. Poi salto qualche parte e alla fine gli dice: tu però stai attento, I miei fratelli avranno una vita eterna, tu invece subirai nel giudizio di Dio il giusto castigo.
E anche questo non si dice più. Sembra che si andrà tutti in paradiso. Io lo auguro perché, conoscendo il demonio e conoscendo l'inferno, dico è una dannazione. Ma l'inferno c'è. E la Madonna a Fatima, a Medjugorje, ha mostrato ai veggenti l'inferno. Così anche costui passò all'altra vita puro, confidando pienamente nel Signore, e ultima, dopo i figli, anche la madre incontra la morte. Cari amici, noi siamo persone che dovremmo vivere il meglio possibile su questa terra. Dio ci ha dato dei talenti, usiamoli. Hai il talento dell'arte? Ti auguro di essere un artista affermato. Tu hai il talento di far l'imprenditore? Ti auguro che la tua ditta vada benissimo. Tu hai un altro talento sportivo? Ti auguro di usarlo. Però ricordiamoci che c'è anche la vita eterna. Non dimentichiamolo. E queste cose ce le dice solamente la fede in Gesù Cristo, e ce lo dice solamente la Chiesa e qualche prete, non molti, ma coloro che hanno coraggio di dire queste cose ve le dicono, anche se io, che non perdo occasione per dirvele, mi sono sentito dire diverse volte da miei parrocchiani: don, ma sempre questi argomenti, sempre questi argomenti. E guarda, dovresti pagarmi da bere, che te li ricordo. Il crocifisso è scomodo, fa male a cavolo.